Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi la sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo nella memoria liturgica di San Barnaba Apostolo, compagno di viaggio, missionario di Paolo. Insieme a San Paolo, infatti, annunciano il Vangelo. San Barnaba vuol dire figlio dell'esortazione. Questo è segno che lui aveva questo dono, questo carisma dello Spirito Santo di esortare. Ed è bello ricevere da persone come Barnaba esortazioni, essere esortati, aiutati, incoraggiati nelle scelte da fare. Nel testo degli Atti degli Apostoli, di questa memoria liturgica, arrivato a un certo punto, viene proclamato questo: lo Spirito Santo disse. Noi dobbiamo sempre ascoltare lo Spirito che parla nel profondo del nostro cuore. È Lui che deve parlare, Lui che ci deve guidare. E Gesù, quando dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, è perché lui per primo, in modo disinteressato, si dona a noi. Questo è Dio, un Dio disinteressato, che non cerca una ricompensa, ma che trova la sua gioia nel dare. Infatti, leggiamo sempre nelle scritture, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo è il Vangelo. Questo è il Dio che ci spinge a donare, perché solo nel dono noi possiamo trovare la vera vita. E allora viviamo la parola di Dio di quest'oggi e a imitazione di San Barnaba anche noi diventiamo strumenti di esortazione. Tutti abbiamo bisogno che qualcuno diventi per noi esortazione, se mandato da Dio, dal suo Spirito, per esortarci vicendevolmente e trovare la forza e la grinta dello Spirito nel portare avanti la missione che Dio stesso affida la Chiesa, affida a ciascuno di noi. Buona e santa giornata a tutti. Dio vi benedica.